Ci sono molti modi di dare la caccia a un assassino impunito, ma soprattutto introvabile, come il mostro di Firenze. Tra questi, il più curioso è senz'altro quello di dedicargli uno spot pubblicitario. Watch out, kids, you could be attacked. Attention, jeunes gens, danger, risque d'aggression. An alle Pärchen, Vorsicht, Überfallgefahr. Occhio, ragazzi, pericolo di aggressione. Di notte, occhio ai posti isolati. Tra pochi giorni questo singolare spot pubblicitario verrà trasmesso sulle reti televisive nazionali. Un altro, analogo, ma con un battito cardiaco come colonna sonora, sarà proiettato nelle discoteche e in altri punti di aggregazione giovanile. È un'iniziativa del Comune di Firenze, che ha individuato nella soluzione pubblicitaria e nel richiamo di una canzone famosa il punto di forza della campagna di sensibilizzazione contro il mostro, l'inafferrabile assassino che in 19 anni ha ucciso 8 giovani coppie. Tra i commenti più sorpresi a proposito dell'iniziativa fiorentina, quello di Renzo Arbore, autore dell'ormai popolarissima Malanotte no. Francamente no, io ho immaginato che potesse così suscitare un po' di polemiche, forse così, ma certamente non che potesse servire per una finalità seria come quella di dare la caccia al mostro di Firenze, francamente non me lo sarei mai aspettato. E questa idea come la commenta, visto che tra poco tempo questo spot sarà in circolazione e servirà per l'appunto a questo scopo, perlomeno una campagna che il Comune di Firenze ha avviato a tal senso? Beh, una volta tanto una canzone non è completamente inutile, soprattutto una canzone come quella, che è una canzone all'insegna del divertimento musicale e anche, perché no, di testi e di parole. Dagli uffici municipali di Palazzo Vecchio a Firenze, l'equipe di Comune Aperto, molto attiva sul piano delle iniziative antimostro, reagisce fiduciosa alla curiosità e anche a un pizzico di polemica suscitate dallo spot. Noi abbiamo pensato di arricchire il materiale dello scorso anno con lo spot televisivo, in quanto è un linguaggio tipico dei giovani, a cui i giovani sono abituati. Abbiamo voluto utilizzare uno strumento dei giovani per i giovani. Non vogliamo certamente drammatizzare, vogliamo informare correttamente. Gli enti locali che cosa hanno fatto effettivamente in questi anni? Cioè che risultati hanno conseguito? Dunque, i risultati ce li aspettiamo anche quest'anno, sono risultati difficilmente misurabili su questo piano. Noi soprattutto non vogliamo correre il rischio di assumere iniziative che appaiano in qualche modo repressive del comportamento dei giovani. Sappiamo che un pericolo c'è, vogliamo informare per mettere in guardia, non per far cambiare comportamenti. Il pericolo a Firenze e dintorni non è passato e del mostro si parla sempre. Al momento in cui si riesce a trovarlo, la cosa migliore sarebbe eliminarlo. Persone così vanno eliminate e basta. Cioè, noi ci sentiamo impotenti, non possiamo mica fare niente. Lui può intervenire anche in qualsiasi momento, cioè tu non lo puoi sapere, quindi... La gente, sono anni e anni, avrebbe potuto fare anche di più. Come indagini, come ricerche. A ravvivare la tensione in questa città ormai presa d'assalto da migliaia e migliaia di turisti è stata una nuova mossa attribuita al mostro. Una lettera inviata poche settimane fa al magistrato Silvia Della Monica, che si occupa delle indagini, accompagnata da un nastro video registrato con gli spezzoni di trasmissioni televisive dedicate all'ultimo omicidio, quello di San Casciano, dove furono uccisi 2 giovani turisti francesi. Sull'episodio i magistrati fiorentini manifestano seri dubbi e avanzano smentite, ma intanto il prefetto ha invitato ad intensificare le misure di vigilanza nei comuni intorno a Firenze. Palazzo Vecchio, dal canto suo, ha subito risposto all'appello con il videoclip pubblicitario. Occhio, ragazzi, pericolo d'aggressione. Ma qualcuno, ricordando il plico misterioso arrivato al magistrato, ha subito commentato con amara ironia che lo spot vero è quello del maniaco.